Ciao a tutti, bentrovati e benvenuti in questo nuovo appuntamento con Omori. Dopo ciò che è successo nello scorso episodio, ho sempre più voglia di continuare, di avanzare e di scoprire ciò che il mondo di Omori ci sta nascondendo, perché ci è apparsa una figura strana alla porta ed era una figura distorta, mostruosa, quindi sono curioso di vedere cosa può accadere oggi. Ne abbiamo uno specchio qui e l'unica immagine che riflette è quella di Sunny o Omori. Non so ben chiaro chi sia chi nella versione del gioco, perché se noi qui siamo Omori, ma nell'altro mondo credo che sia, a meno che noi con Sunny non abbiamo le allucinazioni. Non è ancora ben chiaro. Bene, abbiamo questo specchio fluttuante. I tuoi amici sorridono calorosamente dietro di te. E basta? Andiamo però a questo punto a casa di Basil perché dobbiamo capire che cosa è successo al nostro amico. No, i fiori! Annaffiamo i fiori! Questo ha bisogno di essere annaffiato. Ah, ok, pollice verde, achievement sbloccato. Amore, guadagnato uno di vita. Ok, quindi il fiore appassito mi fa capire che Basil non si era occupato delle sue piante. Ah, chissà che cosa è successo. Andiamo. Magari dopo quello che è successo l'altra volta non mi stupirei se non stesse bene. Facciamo che l'ho visto solo io, vero? Già, l'ho visto solo io. Beh, non sembra esserci niente fuori dall'ordinario. Pensi che Basil sia andato da qualche parte senza avvisarci? Non lo so, non sarebbe da lui. Di solito è così attento a queste cose. Ragazzi, sono veramente preoccupato. C'è qualcosa che possiamo fare? E se non riuscissimo a trovarlo? E se fosse in pericolo? Stai tranquilla, Aubrey. Sono preoccupato anch'io, ma ciò non risolverà niente. Proviamo a cercarlo nella foresta. Forse si è allontanato e si è perso. Sì, coraggio, Aubrey. Troveremo Basil. Avete ragione, ragazzi. Teniamo le speranze alte. Andiamo a cercare Basil nella vasta foresta. Ma questo coso qui, niente, nessuno, ne vogliamo parlare? No? Ok. Devo andare quindi a Bosco Girandola, mi sa? Ah no, come? Aspetta. Stazione ferroviaria è a sinistra, quindi devo andare a destra. Ah, ma questo è un autobus? Cioè passa l'autobus qui? Bosco Girandola, Pokémon praticamente. Ah, vasta foresta, che carino il font! L'hanno rifatto uguale, che bello. Penso sia uguale, perché lo stile è quello. Un'anguria da spaccare, assolutamente. Delle briciole? Cos'è quello? Un coniglietto c'è anche, bello, un pappagallino. Okay, questo dovrebbe essere non un pappagallo normale, ma un cacatua. Basil! Basil, dove sei? Ci sono, scommetto che il mio sasso domestico saprà cosa fare. Ma la Pet Rock! Hector, scelgo te! Fai il bravo sasso e vai a cercare Basil. Sarebbe il colmo se veramente camminasse. Hai fatto del tuo meglio, amico. Mamma mia, Aubrey, cattivissima però. Non è momento di scherzare, Kel. Ehi, come osi? Hector stava solo cercando di aiutare. Ne smettetela voi due, dobbiamo rimanere concentrati. Ecco, non sarebbe male. Ah, no, è un pappagallo, ma dai, è un cacatua, c'ha quel classico ciuffo ribelle. Bosco Girandola in alto. Ah, perfetto. Ecco, però il coniglio nemico, no. Cattivo coniglio! Bosconiglio! Mi ha fatto. Madonna, si è veloce e fa male. Andato. La squadra di Omori ha vinto, ma a Cipicchia si è fatto male quel coniglio a Aubrey. Poverina. Ci ha preso una sgnappola. Oh. Stai buonetto, coniglietto pazzo, eh. Allora voglio aprire questa anguria ora, però, prima di proseguire. Dente di leone. Dandelion. Ah! No. Un osso? No, no, aspetta. Aspetta, c'è un cane, aspetta. Un osso grande. E le caramelle dentro l'anguria, giusto? C'è questo cano. Bello. Cioè, non è proprio... È scomparso. Ho un elastico dal cano?
Ah! A good dog. Quindi quel cane è scomparso ora, mi ha dato qualcosina. Certo, è un po' un azzardo accarezzare. È un po' un azzardo accarezzare un cane così, no? Perché era anche. Poteva essere aggressivo, insomma, era un'ombra. Ma povera Aubrey, ma sto prendendo schiaffi da tutti! La cosa che mi preoccupa è che mi stanno facendo male di continuo. Quindi devo curarli prima o poi. Ma devo curarli seriamente. Quindi questa è la strada da seguire, no? Ok, però devo andare di là. Per verso est, giusto? Ma è quello di prima. È solo un'altalena fatta con un copertone. Se io non fossi venuto qui, non avrei mai visto quel coso che magari mi avrebbe triggerato poi una scena dopo. E se ci torno, però non c'è più. Ok, non c'è più. Però ora stavo pensando, i 13 tasti rimanenti che mi ha segnalato prima il gioco. Però anche voi. Aubrey è stata tostata. Wow. Proseguiamo. Ah, ci sono anche i passi da seguire, sì. Oh, posso tagliare? Wow, ma allora lo faccio su tutti, ovvio. Guarda, mamma, hack and slash è diventato. Sì, non so perché ho detto mamma, ma ok. Let's go. Questa scala è abbastanza lunga, eh? È molto alta, ma non alta quanto quella est del ceppo. Quella arriva fino allo spazio. E non credo sia un eufemismo, credo che davvero arrivi allo spazio. Conoscendo i videogiochi. Hai davvero paura delle altezze, non è vero, Mori? Va tutto bene, non dobbiamo guardare lassù. È come Sunny! Come non dobbiamo guardare lassù? Ma scusami, non dobbiamo andare. Ma i passi ci portano qui, quindi dove devo andare? Aspetta però, loro ci hanno detto vai nel vasto bosco, non ci hanno detto vai proprio a quella scala. Van e Burly mi hanno dato una missione, ovvero trovare la palla che è finita nel vasto bosco. Però ora io vorrei andare veramente avanti con la storia. Più che altro ero venuto qui per salvare. Però, ecco, ci vediamo più tardi, esatto. Ho salvato perché. E ho anche recuperato le energie perché praticamente mi hanno sfasciato i mostri. Come Burly si è unita alla squadra? Vabbè, giocherà con noi, allora ci farà da aiuto. Dato che sopra c'è la scala e non possiamo farci nulla, vado di qua. Ecco qua. Oh, dunque, vediamo un po' cosa c'è da fare di qua. Magari Basil sta di qua? Perché no? Cosa ci impedisce di vedere? Ah, la nebbia, certo. Non lo so ragazzi, non credo che Basil sia in questa foresta. Ma se non l'abbiamo nemmeno cercato in tutta la foresta, non possiamo smettere adesso. Su col morale, Aubrey. Continueremo a cercare finché non lo troviamo. Se non troviamo Basil, magari possiamo incontrarci con Mario al parco giochi e capire cosa fare da lì. La B ho trovato, bene. Ah, ma c'è un buco ora qui. 12 tasti rimanenti. Ah, ma è cambiato. Ora sono 12. Wow, non posso andare indietro? Ah, non mi faceva andare indietro. Vorrei un attimino capire. Aspetta, vuoi vedere che si. Ah no, pensavo si duplicasse e ci facesse girare all'infinito, invece no. Un tentacolo che fuoriesce dal terreno. E succo d'albicocca. Ora io entrerei qui. Ah, e cos'è questo? Roccia saggia. Ciao amici, sono la roccia saggia. In cambio di vongole dispenso consigli. Ah, 30 vongole, ottimo consiglio, dai. Ricevuto. Eccovi un consiglio. Seguite sempre il vostro cuore. Ma ricordatevi di portarvi dietro anche il cervello, altrimenti non funziona. Piaciuto? Se aveste ancora bisogno di me, sono qua. Allora, un consiglio, un buon consiglio, dai. Eccovi un consiglio. Il dolore non dura per sempre. Puoi farcela. Piaciuto? Ok, dai, allora anche l'ultimo facciamo a sto punto per 3 vongole. Me le sono guadagnate lottando. Pessimo consiglio. Vediamo un po' che ci dice. Continuate pure a spendere vongole per dei pessimi consigli. Aspetta ora però. Nessun consiglio. Va bene, niente. Tornate quando volete. Mai. Ma dai, con sto coso qui. Basta, attacco.
Oh, siamo a livello 4 con Omori. Meno male, combattere serve però fino a un certo punto. Allora, non credo ci siano punti di salvataggio in quest'area. E qua c'è la stazione. Mia palla perduta non è andata di qua. Ah, ok, sì, ciao Burly, mi dispiace, ma ho degli impegni da... Ah, oh mio Dio, un long dog? Hot diggity dog! Sì, volevo dire hot dog, però sai, no, era lungo, quindi un long dog, capito? Wow, la fila per la stazione, ma che è la limonata? Howdy! Mi piace considerarmi un Jesh abbastanza tranquillo. Cos'è un Jesh? Non lo so. Ma se c'è una cosa che non sopporto è quando qualcuno salta la fila. Va bene, non volevo neanche bere a dire il vero. E questi qui che fanno musica? KK, ma dai! Il musicista stazionavio. Stazionavio? Ma che cos'è? C'è la R moscia! Ciao bambini, sono KK, musicista stazionavio. Prima ero musicista viaggiatore, ma ho smesso di fare quella vita tanto tempo fa. Potreste darmi 5 vongole, mi sarebbero davvero di grande aiuto. In cambio vi darò qualcosa di grande. Grazie della donazione. Ora in cambio lasciate fare i suoni della musica fresca direttamente dalla mia terra. Tradizioni fresche, tutto fresco. Bravo! Sì, la canzone è stata grande. Allora, io a questo punto potrei anche parlare con tutti, ma... Questa foglia mi ha appena dato la missione di sconfiggere 5 coniglietti. Io sinceramente non so... Life Gem, ok, non so cosa sto facendo, non so dove sto andando. Non ho la minima idea, però intanto io qua rompo un po' di cocomeri e trovo roba. C'è un cocomero strano lì. Quindi a sto punto sconfiggiamo anche sto coniglio. Aspetta. Ma è sotto sopra tutto. Anche il... È tutto strano. Infatti mi ha chiesto... Cioè mi ha scritto Bosconiglio. Cioè come una domanda era. Anche se in teoria dovrebbe essere così negli RPG. Ma fa niente. Ok, i nostri amici anche sono a livello 4 ora. Il che è una cosa buona e giusta. Trifoglio dentro un'anguria più scura. Ma ci sta. Dovrei aver sconfitto 5 conigli. Quindi ora sto tizio qua dovrebbe darmi. Ecco, la missione è fatta, infatti. Salve compagni, ammazza conigli. Che brutta parola. Su per giù direi che avete massacrato. Ma che brutti termini. Avete massacrato. Dai. Mi sono grato, compagni. E basta. Si è fatto apposta, probabilmente. Batuffolo di cotone? Ha ancora 20 conigli nel caso volessi a... Ma per favore! Cioè, io vorrei sconfiggerli, non massacrarli. Che brutti termini che usano, mamma mia. Stai buono! Che ti hanno fatto? Cioè, per l'esperienza va bene, ma solo per quella, per nient'altro. Triboli. Non ho idea di cosa sia triboli. Le tribolazioni. Qui c'è un'altra anguria che mi dà braccialetto. Ah, equipaggiamento! Ho equipaggiato tutti quanti i personaggi. Quindi ora magari poi se trovo equipaggiamento migliore userò quello. Però ora, che succede qui? Stazione ferroviaria? Ponte nebbioso. Ma devo tornare a Ponte nebbioso per caso? Cioè devo andare indietro in questo caso? Perché se proseguo di qua cosa trovo? Ho fatto il giro. Ah. Ma delle tracce mi indicano di andare qua. Sì, le tracce mi... Ecco. Ah! Quindi era proprio una cosa che dovevo fare, tornare qui. Ma è normale che ci siano degli aiuti? Non lo so. Ciao a tutti, come sta andando? Avete già trovato Basil? Ehi, Mari, niente fortuna finora, ho paura. Oh, mi dispiace ragazzi. Vorrei che ci fosse un modo per aiutarvi di più.
Stiamo facendo tutti del nostro meglio. Forse dovremmo iniziare a guardare fuori da questa foresta. Ma sì, perché non proviamo a salire quella lunga scala? Quella è est del ceppo. Non possiamo farlo, Mori soffre di vertigini. E se Basil fosse da qualche parte lassù, dobbiamo correre il rischio. Lo so, ma... Oh Mori, stai diventando sempre più forte ogni giorno che passa. Puoi gestire l'arrampicata su una scala, no? Dai, fratellino, affronta le tue paure. Quindi sono fratello e sorella, sembra. È naturale essere nervosi all'inizio, ma dovresti sapere che noi tutti crediamo in te. Dai, amore, è solo una misera piccola scala, cosa potrà mai accadere? Non lo so. Pensi che starei bene, Omori? Beh, certo, dai. Ok, se sei d'accordo, allora lo sarò anch'io. Ma se inizi ad avere paura, potrai sempre contare su di me. Grazie, Omori, hai davvero molto coraggio. Woohoo! Andiamo, andiamo! Alla scala destra del ceppo! Ci vediamo dopo, Mari. A dopo, ragazzi, e state attenti. E ricorda, Omori, sei più forte di quello che pensi. Grazie. Allora, mi salvo. A questo punto termino l'episodio. Wow, è stato davvero fighissimo. Sto gioco mi sta piacendo sempre, sempre di più. Non vedo l'ora di scoprire cosa succederà successivamente. Ad ogni modo, io vi ringrazio per aver seguito questo episodio di Omori, questo quarto episodio. In descrizione trovate tutti quanti i link utili. E se ancora non siete iscritti al canale, magari fateci un pensierino e noi ci vediamo ovviamente domani con un nuovo video. Bye bye.